Buongiorno e benvenuti a un corso di guida sicura per veicoli industriali organizzato da DAF in collaborazione con Guidare e Pilotare. Il corso prevede una parte teorica da tenersi in aula basata sulla dinamica del veicolo, sulle perdite di aderenza e sugli spostamenti di carico. Al termine della parte teorica ci spostiamo all'interno di un veicolo, riusciamo a trovare la corretta posizione di guida e i controlli da effettuarsi prima di iniziare il nostro lavoro. Superata questa parte andremo nel nostro centro di guida sicura dove faremo delle simulazioni di perdite di aderenza del nostro veicolo e come intervenire per controllarle e possibilmente prevenirle. Adesso venite con me e andiamo in aula. Dopo la parte in aula siamo pronti a partire. Cosa dobbiamo fare prima di partire per il nostro lavoro? Arriviamo vicino al camion, chiaramente lo apriamo, saliamo in cabina, ricordiamoci, sistemiamo la corretta posizione di guida, avviciniamo il sedile, posizioniamo il volante, controlliamo che gli specchi siano regolati in modo corretto, mettiamo in moto il camion, accendiamo le luci, accendiamo le quattro frecce, scendiamo dal camion, facciamo un giro intorno allo stesso per controllare che tutto sia correttamente a posto, dopodiché risaliamo in cabina, mi raccomando la cintura di sicurezza, pigiamo il freno, leviamo il freno a mano, inseriamo la marcia, leviamo le quattro frecce e siamo pronti a fare il nostro lavoro. Questo esercizio è la simulazione di un ostacolo improvviso che possiamo trovarci durante la nostra operatività giornaliera. La velocità è una velocità tipicamente cittadina, sono 40-45 km all'ora. L'ostacolo improvviso è simulato da un muro d'acqua, impariamo a evitarlo e a fermarsi il più presto possibile. Importante è una corretta posizione di guida e la giusta attenzione, ricordandosi che un attimo di distrazione, anche a una velocità modesta, può provocare un grave danno. Con questo esercizio simuliamo una frenata di emergenza, impariamo a intervenire col massimo della potenza sul pedale del freno, dobbiamo contemporaneamente spingere la frizione in modo da fermarsi il più presto possibile ed evitare che il nostro veicolo si spenga. Un ulteriore esercizio di frenata di emergenza prevede una simulazione dove noi non riusciamo a fermare il nostro veicolo prima dell'ostacolo e siamo costretti a evitarlo. In questo caso l'ABS ci consente di utilizzare piccoli angoli di sterzo, continueremo a frenare intensamente, ricordiamoci di pigiare la frizione e una volta evitato il primo ostacolo ci fermeremo il più presto possibile. Adesso affrontiamo un esercizio di sottosterzo. Sottosterzo vuol dire perdita di aderenza con l'asse anteriore. La simulazione è la percorrenza di una curva dove per disattenzione entriamo a una velocità superiore rispetto alle condizioni dell'asfalto. Nel momento che giriamo il volante il nostro veicolo tenderà ad andare dritto a perdere aderenza con l'asse anteriore. Cosa dobbiamo fare? Levare completamente immediatamente il piede dall'acceleratore, non aumentare la quantità di sterzo e nel caso fosse necessario intervenire con un po' di freno. Una delle cose da non fare quando il nostro veicolo è in una situazione di sottosterzo è aumentare la quantità di sterzo, quest'ultimo comprometterebbe la direzionalità del nostro veicolo. Nella vita di tutti i giorni mai abbassare il livello di attenzione, anche se la velocità è nel rispetto dei limiti.